Un sabato all'insegna della solidarietà, quello che si è vissuto questo weekend allo stadio Leo Attili di Tagliacozzo, dove sono scese in campo le vecchie glorie di Roma e Lazio. Una giornata di beneficenza con l'incasso devoluto all'attività della Casa Famiglia Dopo di Noi. L'evento è stato organizzato dall'ex allenatore delle giovanili della Roma, Mauro Bencivenga, ed ha visto in campo, tra gli altri, Damiano Tommasi, Simone Perrotta, David Di Michele, Gaetano D'Agostino. Alla giornata hanno partecipato anche le squadre del Tagliacozzo e del Plus Ultra Trasacco. Sono state proprio le vecchie glorie della Roma ad aggiudicarsi il torneo, ma questo conta poco. L'aspetto più importante è aver dato una grossa mano a chi si occupa di sociale e dopo la partita brindisi nella sede locale dell'ANFAS, che gestisce l'attività della Casa Famiglia. Sì, sicuramente la giornata è stupenda, in campo anche, quindi speriamo di divertirci anche noi, anche se l'età ormai avanza. La prima volta a Tagliacozzo? No, ero già venuto alla Casa Famiglia Lampas e sicuramente è stato un piacere anche tornare per salutare il nostro amico Gerardo. È un binomio sempre vincente, ecco, calcio e solidarietà vanno di pari passo, nel senso che il calcio, lo sport in generale è sempre portatrice di messaggi positivi, e giornate come queste fanno bene a noi, calciatore, ex calciatore, ma credo a tutto il movimento sociale, ma anche alla gente che è venuta a vedere la partita. Per noi ex calciatori sono occasioni per rivederci, per ricordare momenti in cui eravamo insieme nelle stesse squadre o ricordare degli episodi quando giocavamo contro. Sempre momenti di grande felicità, e poter dare una mano a qualcuno che ne ha bisogno va al di là di questo discorso. Io voglio ringraziare di cuore il mister Mauro Bencivenga, perché veramente è stato lui quello che ci ha travolti. E sono contenta perché abbiamo la nostra mascotte che è Gerardo, e tutto grazie a lui, grazie a Gerardo. I giocatori hanno deciso di festeggiare con lui questo compleanno, lo conoscono da tanto tempo, diciamo che lui era la mascotte della SS di Roma.